La televisione è responsabile del trashing intellettivo di un'intera società. È fastidioso accettare la banalità dei suoi contenuti. Ma anche persone di gran valore finiscono col farci l'abitudine e non indignarsi. La televisione è anche responsabile di un netto peggioramento dei rapporti sociali. Le famiglie, le poche che esistono ancora, consumano i loro pasti davanti alla TV. Padre e figli non si guardano più in faccia, non si parlano più, in una delle poche occasioni che avrebbero per farlo. Non si affrontano problemi che rimangono irrisolti, aumenta il divario generazionale. Non si può più parlare perché parla solo lei, guai ad interrompere l'ascolto del telegiornale. I fatti di una stampa sempre più sensazionalista diventano più importanti dei propri problemi personali. Un'espressione inglese che non poteva essere più azzeccata la definisce The Idiot Box, la scatola per idioti, perché di fatti la televisione è un potente strumento in mano ai poteri. I poteri vogliono che la gente sia idiota, perché così è più facile controllarla. La natura di broadcast della televisione significa che sono i poteri a scegliere i contenuti, quello che deve essere detto, come deve essere detto, e ciò che invece conviene che sia taciuto. Gli ascoltatori non possono ribadire, anche se lo facessero, la loro voce non passa al di là dello schermo e non sarà udita e fatta propria da nessun altro. Lo sviluppo della tecnologia da tempo consente mezzi più democratici, in cui ognuno può intervenire nella discussione, dire la propria, apportare prove, dati di fatto al suo dire, sollevare problemi. In breve, essere contemporaneamente produttore e ascoltatore, consumatore di informazione e di notizie. La televisione gestita dal potere politico dà l'immagine di un mondo falso, in cui tutto va bene, in cui non ci sono ingiustizie, povertà, disuguaglianza, corruzione, sfruttamento, eccetera. Anche quando si dicono notizie di questi fatti, il modo con cui si presentano è sempre, fateci caso, un modo per assicurare la gente, per dire che la situazione è sotto controllo, che il potere ha già risolto il problema, individuato e puniti i responsabili, raddrizzati i torti, eccetera, mentre nella realtà dei fatti non è cambiato proprio niente. Il potere vuole che la gente non si debba mai indignare, mai ribellare, mai agire direttamente, ma debba delegare tutto al potere, a poche persone. Perché è così anche nella democrazia rappresentativa, sono sempre poche persone che vanno al potere e fanno quello che vogliono, non cambia niente, democrazia, dittatura sono uguali. Cambiano solo le persone, ma le persone sono sempre le stesse. E quindi la gente cosa fa? Delega, non esiste la democrazia diretta, anche se potrebbe esistere, c'è la possibilità tecnologica per realizzarla, ma non la vogliono realizzare. Quindi bisogna delegare e il potere vuole che noi siamo sempre soddisfatti del suo operato. Quindi ci vuole prendere in giro. E questa immagine dittatoriale, sì, proprio dittatoriale, anche nelle cosiddette democrazie, che il potere dà sempre di se stesso attraverso la televisione, è un'immagine appunto perniciosa, un'immagine di falsa bontà, di buonismo. Questo per quanto riguarda il potere politico, che però non è l'unico, anche gli altri due principali, quello economico e quello ecclesiastico, controllano questo media, questo mezzo di comunicazione a senso unico, che anche nell'epoca di internet è ben lungi dal morire.